Buongiorno a tutti. Il tema che voglio proporvi invece in quest'altro video è un tema non di parassiti, ma di problemi, chiamiamoli abiotici, cioè non derivanti da funghi, insetti e via dicendo. Vedete su questo grappolo, soprattutto nella parte alta, ma anche un pochino in questa parte bassa, dal lato esposto. Vedete come ci sono questi disseccamenti a carico degli asini. Se andiamo a guardare il contro grappolo, vedete che problemi non ce n'è assolutamente. Vedete che questa problematica si concentra per di più nella parte alta del grappolo, vedete? Non è detto che sia sempre la parte alta, ma comunque sempre nella parte esposta. Ecco qui vedete, c'è un pochino di peronospora là dietro, ma di fatto questo è il danno che abbiamo. E guarda caso, se abbiamo un grappolo nascosto da vegetazione, questo problema non si vede, evidenzia. Problema che si evidenzia in modo molto meno importante su quest'altro lato, che è il lato est, quindi lato mattina. Vedete che essenzialmente è poco diffuso. E noi naturalmente lo riconduciamo a un problema di calore. In questo caso c'è stato nei giorni scorsi, in una delle poche giornate soleggiate che abbiamo avuto, un forte colpo di calore. L'insolazione ha portato il grappolino a una temperatura eccessivamente elevata e quindi c'è stato un danno da scottatura. Questo è il rischio che si corre con le defogliazioni. Qui avevamo fatto una defogliazione estremamente precoce, che però nell'anno passato ci aveva aiutato a ridurre o a quasi annullare il danno da scottatura. Quest'anno evidentemente non è bastato. Mi sembra un po' perché l'uva quest'anno tenda, nonostante tutto, essere abbastanza avanti e quindi sta subendo in questa fase di chiusura stomi o inizio chiusura stomi dell'ondata di calore a cui non è abituata, perché è stata all'ombra fino adesso, è stata soggetta a giornate molto nuvolose, con molta foschia, quindi l'uscita di una giornata estremamente luminosa e con un forte irradiamento e irraggiamento ha portato a un eccesso di calore sul grappolo e quindi alla scottatura del grappolino, che vedete anche qui, appunto, si evidenzia in questo punto della vegetazione.